Oggi lasciamo il Salar per salire ancora verso le lagune colorate degli altopiani al confine con il Cile. Man mano che procediamo, aumenta l'altitudine e diminuisce l'ossigeno. Aumenta il freddo e diminuisce la sensazione di trovarti sulla terra. Chilometri e chilometri senza incontrare nulla, nemmeno una strada. Qui infatti si va avanti lungo piste sterrate, con gli autisti che si orientano solo con le montagne attorno. Per ore intere non incontri tracce umane. E anche quando le incontri è tutto surreale. Siamo partiti dal Salar alla volta delle lagune colorate. Siamo fermati in questo posto dove praticamente non c'è niente. Cioè, è un paese che sembra tipo, sai, quei paesi dove girano i film western, no? E questa è la piazza principale. Nastro. Tutto qua. Per ore intere guidiamo attraverso deserti lunari, accompagnati solo da un amico che non ci lascia nemmeno per un attimo: il vento. Molesto, potentissimo e gelido. Qui le correnti d'aria pacifiche si schiantano contro le Ande, creando una continua spinta d'aria fredda che non si affievolisce mai. Questo vento scolpisce nelle rocce forme strambe, come l'Arbol de Piedra, l'albero di pietra, divenuto un'icona di questo deserto invivibile. Le folate pungenti ti costringono a muoverti senza sosta e correre avanti e indietro per non ibernarti, concedendoti poco tempo per poter ammirare quei luoghi incredibili. Hai quasi la sensazione che quel vento ti voglia far sentire un ospite indesiderato in questo deserto di niente. Risaliamo in auto macinando ancora polvere e sabbia per raggiungere finalmente la meta finale della giornata. Siamo finalmente arrivati alle famose lagune, famosi laghi degli altipiani, che è la casa di questi signori qua, dei fenicotteri rosa. Se la spassano loro qua, Eccole le famose Lagunas de Colores, i laghi colorati. Uno spettacolo cromatico assurdo, fatto di un cielo di un azzurro esagerato, di vegetazione di un giallo fluorescente, di bianchi cappelli di vulcani innevati che si riflettono dentro specchi dai colori psichedelici. Questi laghi di montagna assumono colori improbabili a causa dell'enorme quantità di minerali contenuti in questo terreno. Così la Laguna Verde si tinge di smeraldo a causa dello stagno che trasuda dalle rocce. Poco più là, la Laguna Bianca è un ribollire di schiuma biancastra causata dai metalli che rimangono in sospensione sulla superficie. Beh, qui la Pachamama si è decisamente divertita con la sua tavolozza a dipingere un'opera onirica, punteggiando infine quel capolavoro con il rosa delicato dei fenicotteri. Ma lo spettacolo più incredibile ci attende qualche chilometro più avanti, all'arrivo della Laguna Colorada, il Lago Rosso. Qui i sedimenti minerali e alghe rosse trasformano questo lago in una pozza insanguinata su cui fanno gli equilibristi migliaia di fenicotteri rosa. Il paesaggio è davvero surreale, di quelli che avresti voglia di rimanere ad ammirare per ore, se non fosse che siamo a 4300 metri e il solito vento ti strappa via la pelle. Quella che vedete dietro di me, la Laguna Colorada, tira un vento della Madonna, un freddo del porco, però ragazzi, vale la pena. Il fatto che stanotte dormiremo sulle sponde di questo lago mi incute un po' di timore. Qui di notte la temperatura arriva a meno 20 gradi di solito in questo periodo dell'anno, e la catapecchia che ci ospiterà ovviamente non ha riscaldamento. Questa sera, che è l'ultima sera del tour del Salar, dormiamo qui alla Laguna Colorada. Come vedete dormiremo tutti insieme nella stessa camerata, perché fuori in questo momento fa meno 10, arriverà forse anche a meno 20, però per fortuna ci scaldiamo tutti insieme. Qua c'è Badim che suona per noi e riscalda l'ambiente. Vi faccio vedere la condizione in cui abbiamo dormito stanotte. Fuori era meno 15, meno 20, quindi completamente vestiti, cappello, sciarpa, scarpe, tutto quanto. Così, dentro al letto. Ah. Eccoci. Questa è stata la nostra posizione nella notte, tipo Tutankhamon. E poi per fortuna qualcuno ha fatto qualche bella loffa durante la notte per scaldare l'aria. Però il comodo è che poi la mattina, quando ti svegli, ti tiri fuori dal letto e sei già pronto per una nuova avventura. Per fortuna, l'indomani mattina troviamo il posto perfetto per scongelarsi le budella. Siamo dentro il cratere di un vulcano. Questo è ghiaccio e quello lì dietro è un geyser. Sono tutti geyser qua. E ci andiamo a scaldare un po', dai. Qui negli altopiani al confine con il Cile siamo quasi a 5000 metri e il freddo si fa davvero insopportabile. Ma per fortuna Pachamama ci viene in soccorso, sfogando la potenza delle sue viscere. Puoi riprendere calore buttandoti dentro un geyser o avvicinandoti alle fumarole del vulcano. O ancora meglio,
una notte a meno 15, quello che serviva era un bel bagnetto caldo alle terme, insieme ai nostri amici Fenicotti. Purtroppo il tempo di questo viaggio sta finendo. Lasciamo le Ande volando verso Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz è una città anonima e caotica che domina la Sierra, il verdeggiante paesaggio collinare fra le alture andine e l'Amazzonia. Al calore delle valli tropicali scongelo le mie ossa cristallizzate dagli ultimi giorni delle gelide temperature degli altipiani e ripercorro con la mente questa avventura spirituale in mezzo al deserto. Abbiamo curiosato un po' fra la spiritualità dei nativi Quechua, fra le loro tradizioni e i loro riti. Siamo entrati in contatto con un popolo affascinante e antico, povero e onesto, legato in maniera indissolubile alla propria terra, che sa essere al tempo stesso ricca e avara, dura e materna. Abbiamo conosciuto Pachamama, El Tio, Tunupa, sacre figure e spiriti tradizionali che rappresentano la rude bellezza e la umile forza di una terra meravigliosa, la Bolivia.